Oggi tocca il kicker. Già, siete pronti per utilizzare questo kicker. Come vedete questa, questa traccia demo che ho fatto eh, è composta soltanto da eh, tracce di bit e baseline più una, un automation per un volume. Eh, e quindi sostanzialmente tutti i kicker che sono, che ho utilizzato sono sostanzialmente questi. Cos'è il kicker? Il kicker serve sostanzialmente a creare eh, dei suoni percussivi di qualsiasi tipo è molto buono per creare dei kick ci sono diciamo eh, alcune manopole che ci permettono di controllare alcune cose interessanti e così come può essere utilizzato per creare degli strumenti di altro genere specie strumenti rumorosi come hit hat, ehm, snare in qualche caso e, e può essere anche utilizzato per strumenti percussivi intonati come quelli che ho utilizzato io, anche se insomma non è proprio indicato per quello, però poi si può fare. Intanto un piccolo sguardo a questo progetto, come è stato costruito. Come vedete qua le varie tracce di beat and baseline ne ho divise per colore, per, per prendere una traccia di beat and baseline normale e dargli un colore, basta fare fate tasto destro e fate cambia colore. Io faccio l'inglese, inglese però probabilmente in italiano. Eh, oppure potete resettare il colore a questo default, eh, inoltre, come vedete ho cambiato alcuni nomi. Questo è center che l'ho chiamata rs reset, serve per resettare il volume del kick che avevo cambiato, e ecco, qua l'ho chiamato volume Crash, crescendo. Eh, così come ho dato dei nomi a questi qua, facendo change name, questo si chiama Contra e posso scrivergli tutto quello che volete insomma è possibile dare dei nomi questo tutte le tracce anche le tracce di piano roll diciamo l'ho utilizzato in questo caso giusto per eh, uno delle, una delle problematiche nell'utilizzo i loop è eh, il fatto che è difficile modificarli ad esempio qua alla fine è difficile modificarli dovete fare una nuova traccia ogni volta che volete modificarli ad esempio qua alla fine avevo bisogno di un colpo finale qua nel basso eh, questo è l'ultimo loop vedete c'è cioè questo inizio di loop che finisce sostanzialmente il pezzo completo per inserirlo oh, avrei potuto creare un altro un altro beat and baseline un'altra traccia beat and baseline e metterci soltanto quel colpo viceversa ho allungato in modo preciso eh, questa traccia semplicemente tenendo premuto il, il cursore per muovere e poi mentre muovo, premo CTRL per poterlo modificare esattamente a mio piacimento e quindi diciamo più o meno dovrebbe essere qua. Insomma. Quindi sostanzialmente in questo modo, questo non ci serve. Ok. Ok, quindi queste erano giusto due cosette che ho utilizzato, così come ad esempio quando utilizzate le automazioni su dei rumori, su dei suoni che stanno appena cominciando. È sempre buono non fare cominciare l'automazione esattamente quando comincia il suono, perché potrebbe non essere pronta. E quindi quando voi lo sentite, specie nel preview, eh, potreste sentire una sorta di click di colpo perché l'automazione non, non è ancora partita. Allora cosa fate? Quindi era così, così ci potrebbe essere un click all'inizio. Prendo, tengo premuto, premo di nuovo CTRL e posso muoverlo in modo preciso e quindi muoverlo un pochettino. Tanto l'effetto dell'automazione è eh, non si sente invece muovendolo così eh, evitate quel, quel click che potrebbe capitare all'inizio con le percussioni difficili vi capiti con strumenti di altro tipo è quasi sicuro che vi capite una cosa del genere ma andiamo al beat and baseline ok quindi vediamo un poettino quali sono i suoni che ho utilizzato qua c'è un kick potente vediamo è un normalissimo kick qua c'è un trap kick l'ho preso dai preset e questo è un kick un pochettino più lungo, oltre ad essere intonato. Questo vedremo ora come si fa a capire se un suono intonato o meno. Open Hit Hat. Closed Hit Hat. Questi sono tutti i preset. Snare. Questo non è un preset, questo l'ho creato io ed è un suono intonato così come questo ok quindi chiudiamo un pochettino di cose apriamo un eh, kicker e vediamo come funziona kicker è il nostro quarto instrument plugin quindi al solito andate nella finestra degli instrument plugin e aprite eh, questo kicker che succede se lo chiudo più forte Niente. ok allora, il kicker si presenta così. Potete utilizzare l'inviluppo, potete utilizzare le funzioni, potete utilizzare chiaramente gli effetti e potete legarlo a un MIDI. Però il kicker si presenta così. La prima cosa che notiamo sono chiaramente le due mega manopole. Io tutto questo sto registrando, vero? Io diciamo ogni tanto. Sì, sto registrando. Ok. <ride> sono le due mega manopole che ci sono qua start ed end e questi due LED che eh, ci chiediamo cosa fanno, chiaramente se vedete i led in modo diverso è perché io sto utilizzando il mio preset pack, cioè il mio, il, mio, il mio team pack, un pochettino diverso, per cui insomma, in ogni caso ci sono lì dei, dei led, eh, cosa significa quando il led è acceso, cosa significa quando il led è spento, basta mettere il mouse sopra che ci sarà una descrizione, non ci sarà una descrizione, eh... <ride> no, non c'è la descrizione, ok, allora ve la faccio io la descrizione. Eh, ah sì no, forse probabilmente basta che premete su help No, neanche su help, vabbè Cosa fa eh, il led acceso? Quando il led è acceso La frequenza di partenza è quella che voi suonate con la pianola Così come quella di fine Quindi spengo questo Oppure potrei fare tutte e due e allora la frequenza rimane fissa perché tutte e due sono uguali, sia l'inizio all che alla fine, sono uguali alla frequenza sonata. Nel caso in cui siano spenti, eh, o comunque uno dei due sia spento, ognuno dei due ha questa manopola che decide la frequenza di inizio e di fine. La frequenza va da 5 Hz a 1000 Hz, quindi il massimo che possiamo fare è questo. Quando voi selezionate, eh, quando vi spegnete entrambi le, i LED, qualsiasi nota suonerà uguale. Quindi io qualsiasi nota premo sulla mia tastiera, eh, il suono sarà esattamente identico. Passando avanti, c'è lo slope della frequenza. Vediamo un pochettino cosa fa. Dicevo così. Che fa è di rallentare un pochettino tutto lo slope di tutto, tutto, tutto il movimento di frequenza dall'inizio alla fine in modo da far sentire meglio tutte le frequenze suonate, quindi se lo mettiamo al massimo. Vedete che quando è al minimo sostanzialmente i 1000Hz non si sentono, non si arriva a sentire i 1000Hz di partenza. Dopodiché abbiamo un click, cosa serve questo click? Molto semplicemente aggiunge un click all'inizio del suono. E, sostanzialmente forse potrebbe essere complicato sentirlo se ne mettiamo tutto basso. Come vedete c'è cioè questo piccolo click. Eh, dipende che tipo di kicker volete fare, potreste decidere di tenerlo acceso, di spegnerlo, di metterlo a metà. Insomma, decidete quanto click iniziale volete. Poi abbiamo questo inizio e fine distorsione. Quindi preso il nostro kick, eh, facciamo partire da 1000 e finire qua. Ok, questo è il nostro kick. Potremmo volere una distorsione maggiore all'inizio e una distorsione minore alla fine, quindi aumentiamo distorsione all'inizio, oppure alla fine avere una maggiore distorsione, oppure tutta distorsione. Quindi insomma, vedete com'è possibile anche cambiare genere di kick. Siamo passati da un kick che è più, diciamo da house, a un kick che può sembrare più da hardcore, semplicemente cambiando la distorsione. Quindi questa è una sorta di envelope um, della distorsione. Come inizia e come finisce. Questi sono i punti inizio e di fine, uh, dopodiché abbiamo questi ultimi. Che sono abbastanza interessanti. Abbiamo un gain, che è una sorta di volume che però permette distorsione. Finché aumentate il gain, è poca la distorsione. Questo gain è fatto in modo abbastanza particolare, in modo da non avere troppa distorsione. Poi abbiamo eh, la lunghezza dell'inviluppo. Perché chiaramente qui non ve ne accorgete, ma quello che sottostà. Al kicker, è un inviluppo che ha un attacco molto alto, un attacco diciamo, molto breve, quindi il suono è appunto percussivo, come una percussione, quando voi colpite la percussione si sente subito il massimo del suono e poi piano piano va scendendo, esattamente così. E questo è l'inviluppo, questo gain controlla l'inizio eh, quanto è forte l'inizio, mentre la lunghezza indica in quanto tempo. Eh, il volume scenderà a 0 quindi la lunghezza massima significa mamma mia eh, di 5000 millisecondi di 5 secondi significa che il kick finirà in 5 secondi immagino si sì, è durato effettivamente 5 secondi solo che chiaramente eh, alle frequenze più basse l'orecchio non sente più niente per cui specie quella che sto registrando convertendo quindi <ride> Diciamo che i 5 Hz non si potranno mai sentire, però diciamo, se noi avessimo una frequenza di fine che so. Sì, eh, 200 Hz. Ok, diciamo che li abbiamo sentiti i 5 secondi. Comunque se ne mettiamo una cosa come un secondo. Ok. Ok. Uh, passando a. Eh, sì, qua è troppo basso. Ok, Quindi mezzo secondo passando allo slope dell'inviluppo. Eh, diciamo che sia più o meno la stessa cosa, vediamo cosa succede se noi mettiamo al minimo. C'è il solito nulla. Se mettiamo al massimo? Cosa stiamo sentendo? La lunghezza è sempre la stessa. L'attacco è sempre alla stessa, eh, la stessa ampiezza, però al posto di scendere molto ripidamente all'inizio, quindi al posto di avere un volume che scende molto ripidamente all'inizio, abbiamo un volume che scende lentamente all'inizio, per poi finire tutto alla fine. Quindi immaginatelo come una corda, forse dovrei farvi un esempio con una traccia del, dell'automazione. Quindi, noi abbiamo. Non è così il movimento. Il movimento è ondulato e può essere ondulato da questo lato o ondulato da quest'altro lato. Diciamo che quell'envelope slope controlla questo. Più è alto, più siamo in questa posizione. Più è basso, più siamo in questa posizione. Quindi una cosa è avere un, un kick che scende subito, come ampiezza, una cosa è avere un kick che suona più a lungo per poi scendere ripidamente e finire. Quindi diciamo, stiamo parlando di. Due tipi di kick, ancora una volta completamente diversi, possibili attraverso il kicker. Ultimo, ma non meno importante, è chiaramente il rumore bianco. Questa manopola del noise decide quanta, quanto dell'ampiezza è kick e quanto dell'ampiezza è rumore bianco. Quindi non abbiamo semplicemente un rumore bianco che si aggiunge al kick già esistente. Abbiamo che? Abbiamo una sorta di percentuale, va. No, qua in realtà va da 0 a 1, se moltiplicate per 100 abbiamo una percentuale. Se noi mettiamo a 0,5 saremo 50% di kick e 50% di rumore bianco. Il rumore bianco segue tutte le vecchie manopole, quindi anche la distorsione. Tutto viene eseguito. Se noi mettiamo 100% rumore bianco, non avremo più il kick. E questo è il modo con cui si creano gli snare che avete sentito. Chiaramente molte di queste manopole perdono un pochettino di senso, specie il click, perché quando hai a che fare con un rumore bianco, avere un click all'inizio non ti cambia assolutamente nulla. Non, non c'è alcuna differenza. Ok, questo sostanzialmente è sostanzialmente tutto il kicker, non c'è nient'altro. I preset li avete sentiti sostanzialmente qua, per andarli a trovare al solito andate sui miei preset, My Presets, uh, Kicker. Io non ne ho fatti ancora, quindi abbiamo questo trap kick che ho utilizzato. Questo rimshot direttamente preso dal tr 909 un sintetizzatore percussivo. Poi alcuni snare. Questo è uno snare da marcia. Vediamo se lo sto sentire, insomma, da marcia. Questo è uno snare più normale, certo. È preferibile utilizzare? Mi sentite i cani fuori, vero? <ride> Vabbè, eh, è preferibile utilizzare degli snare non eh, sintetizzati, meglio utilizzare quelli campionati. Shaker, shaker è molto lungo in realtà poteste provare ad accorciarlo se non lo volete così lungo. Kick power, è il kick utilizzato. Eh, hit hat open, hit hat close, dove si abbiamo visti. Poi ci sarebbe il clap, non sono esattamente un fan di questo clap, di questi due clap, non mi piacciono assolutamente. Diciamo che in generale mettere il riverbero al kicker quando utilizzate il rumore bianco mh, non, non mi suona granché, però insomma a voi la scelta. Diciamo, per la maggior parte delle percussioni è sempre meglio utilizzare percussioni campionate, però capisco che per poter controllare meglio il proprio kick. Si potrebbe pensare di utilizzare il kicker, infatti il kicker si chiama kicker, non si chiama clapper o snare, si chiama kicker ed è fatto per i kick, solo che gli sviluppatori hanno voluto includere anche altri tipi di percussioni. Perfetto, questo penso sia tutto per questa puntata, non, non c'è altro da dire. Eh, è il mio sfondo fantastico. Prossimo eh, strumento è l'LB302. lb 302 è un Modulatore, diciamo un'imitazione un incompleta del TB303 ed è monofonico. Quindi, non potrò farvi tutti gli stacchetti che ho fatto per i precedenti strumenti, eh, tutti gli stacchetti medievali con eh, vari accordi. Cos'è quelli? Non, non li potrò fare perché l'EB302 è assolutamente monofonico. Ma ne parleremo nella prossima puntata. Accidente, neanche se non mi metto a parlare riesco a fare puntate brevi, sempre puntate lunghe. Faccio. <ride> E eh vabbè, che ci possiamo fare, spero che spero di avervi spiegato il kicker in tutto e per tutto. Diamogli ancora un'altra occhiata. Questo bellissimo kicker. Insomma, eh, immagino che se volete sperimentare ancora di più, potreste provare a scaricare qualche preset dalla Linux sharing platform, dalla LMS sharing platform, la LSP che è disponibile sul sito LNS.io sotto eh, Sotto share sotto la, la, la barra share nella tabella share. Insomma, lì potete cercare di vedere se trovate qualche preset carino e qualche kick, magari potreste imbattervi in qualche kicker. Uh, piccola curiosità, il kicker è stato cambiato mi pare, con la 1.1 quindi se avete un progetto creato prima della 1.1 comunque prima della 1.0, eh, che utilizza il kicker e lo aprite in NMS 1.1.3 L'ultima versione Otterrete dei suoni completamente diversi Perché il kicker Precedentemente era semplicemente un, Una sorta di eh, Inviluppo di Frequenza Di un'onda sinusoidale Che si è, è fatta andare velocemente allo 0, Diciamo a, a 5 Hz Produceva una sorta di kick Però L'hanno migliorato ma non è compatibile con il precedente. Quindi questa piccola curiosità spero vi possa servire, ci vediamo alla prossima.